Mister, partiamo dalla fine? Ma siamo, non credo, siamo tutti. Allora, oggi non rispondo alle domande perché verrei radiato calcisticamente, quindi dico solo il mio punto di vista. Questo è un arbitro che è stato un anno fermo perché era stato ritenuto non adeguato ad arbitrare. Dopodiché questo signore ha fatto un ricorso e è stato rimesso ad arbitrare da circa 3 partite. Quindi io non mi arrabbio con lui, anche perché gli ultimi 20 minuti sono stati indirizzati, si è visto dove voleva andare l'arbitro, e il rigore inesistente è solo una conseguenza degli ultimi 20 minuti di partita. Quindi io non mi arrabbio con questo arbitro, mi arrabbio con chi ce l'ha mandato, che sapeva benissimo che era, poteva essere un arbitro non all'altezza della situazione. E quindi oggi di calcio non voglio parlare, perché di calcio non c'è da parlare. Per una volta non mi sottopongo alle vostre sempre gentili domande, però io credo che oggi non ci sia da parlare di calcio, e quindi per evitare conseguenze importanti, fini quello che vi dovevo dire, ve l'ho detto. No, io sono andato dentro, non ho voluto partecipare. Ho già detto, un arbitro che era stato messo fuori dalla CAN ha fatto un ricorso, lo ha vinto, l'hanno dovuto rimettere a arbitrare, però non lo puoi mandare in una partita del genere, che noi ci giocavamo la vita, perché noi vogliamo onorare il campionato, ci piacerebbe onorare il campionato. Ci piacerebbe onorare il campionato perché sappiamo che magari in passato no, non tutti si impegnano le ultime partite. Quindi noi volevamo farlo, e non puoi mandare un arbitro inadeguato a una partita del genere, inadeguato perché lo hanno mandato via dalla CAN, l'hanno ritenuto non adeguato ad arbitrare, lui ha vinto il ricorso, l'hanno rimesso dietro e ce lo mandano a noi a Terni con tutto lo storico quest'anno degli arbitri. Quindi io di calcio oggi non parlo. Grazie.